Sindaco Mario Nunes, innanzitutto le prime sensazioni, come si sta su questo, sullo scranno più alto della città di Roseto degli Abruzzi? Roseto lo vogliamo far diventare città delle prospettive, una prospettiva sicuramente bella, una prospettiva importante, una prospettiva che dà responsabilità. Lo sguardo dall'alto che ti permette di vedere tutte le particolarità di un territorio. Vorrei metaforicamente lanciare questo messaggio a tutti i miei collaboratori, a tutti coloro che mi sono stati vicini, di avere sempre questa capacità di guardare le situazioni per poi entrarci nello specifico. Noi dobbiamo essere pronti ad essere amministratori, quindi ad amministrare con servizio la città di Roseto. Un bagno di folla alle nostre spalle, adesso viene il difficile, come si suol dire. Adesso ho chiesto a tutti coloro che mi vogliono bene, a tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia, di non lasciarci soli. Noi abbiamo una responsabilità, abbiamo fatto un patto tra eletto ed elettori, noi ci impegniamo ad amministrare. Ho chiesto a tutti gli elettori di essere i primi collaboratori con i loro feedback, con le loro indicazioni, con le loro appunto progettualità. Ci corceremo le maniche, abbiamo già delle idee, il nostro programma è un programma completo e certificato, sarà bello poterlo mettere in pratica. Ci dice due o tre punti che saranno le prime cose che affronterà? Prima di tutto lavoreremo sulla riorganizzazione interna della macchina amministrativa, lavorare da subito per una pianificazione delle manutenzioni che oggi sono un grande grido d'aiuto da parte di tutte le frazioni e poi rimettere mano a quello che è una partecipazione che è mancata negli ultimi anni. Da quella poi scaturiranno tante idee, il turismo al primo posto, lo sport come strumento educativo, il sociale, ma le idee sono tante e la squadra dovrà lavorare alacremente giorno dopo giorno. Posso chiedere, siccome poco fa abbiamo ascoltato William Di Marco, ha detto tra poco chiamo il neosindaco perché anche il mio sindaco, se non siamo indiscreti, cosa le ha detto? Mi ha chiamato adesso mentre stavo facendo un discorso, appena finita questa intervista lo richiamerò perché ho una grande stima di William Di Marco, l'ho ringraziato prima di averlo sentito in interviste precedenti e lo voglio fare anche privatamente.